Bentornato nel mio canale, quale sarà il tuo segno oggi? Sarà fortuna o sfortuna? Guardiamo il video per sapere. Oggi è martedì 25 maggio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Segno fortunato. Grazie al trigono Luna Giove il sogno diventa realtà. Terminava così la canzone di Biancaneve, non disperare nel presente, ma credi fermamente e il sogno realtà diverrà. Sagge parole, perfette per il cielo di questa giornata, con la luna ipersensibile e fantasiosa nel vostro segno in trigono a Giove, ospite graditissimo nel palazzo sottomarino di Nettuno. Protagonista il sentimento in tutte le sue versioni, dalla passione per il partner all'affetto viscerale per i figli, siete una miniera d'amore che si autorigenera confluendo verso gli altri. Serata ideale per un film romantico, non perdetevi una cenetta a lume di candela. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. L'amore gira ma per alcuni non come dovrebbe, in particolare per quelli nati a fine segno che risentiranno molto delle influenze astrali proprio in questo periodo. Una situazione con qualche collega, amico o parente si complica improvvisamente lasciandovi solo il tempo di riflettere su qualche piccolo errore che avete commesso in passato. In serata ripresa dell'umore. Ottime occasioni per conoscere, o ripristinare i rapporti, con una persona che conta molto e potrà aiutarvi tantissimo. Occasioni anche di ricongiungimenti. Il rovescio della medaglia della giornata di oggi è che avrete buone occasioni per risolvere almeno due problemi che vi angustiano da un po'. Per il resto è una giornata governata da Marte. Nervosa e snervante. Oggi avrete la possibilità di organizzare qualcosa di davvero carino con amici di vecchia data che non vedete da tempo. Non siate polemici però con qualcuno che vorrà suggerirvi cosa fare o non fare. Se vi state chiedendo se per caso la sfortuna non si sia incollata a voi, sappiate che la vostra è solo un'impressione dovuta ad alcune circostanze. Non a caso alcuni oggi troveranno un'ottima occasione di fortuna. Le parole oggi non saranno all'altezza delle emozioni, e dovreste capire che la vostra gelosia è assurda e infondata. La fiducia che riuscirete a recuperare vi metterà in condizioni di avere un miglior rapporto con la persona che amate. Fascino magnetico. Gratificanti i nuovi incontri specialmente in serata. Un imprevisto in amore ti farà innervosire. Mantieni la calma. Se siete single lo resterete ancora per poco. Nella vostra coppia invece serpeggia la gelosia che non vi lascia in pace, siate meno orgogliosi e sappiate essere accomodanti. Le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale. Ottimo periodo per instaurare buone relazioni con persone importanti, capi, datori di lavoro, eccetera, perché possono offrirvi occasioni insperate. Anche nella vostra vita privata è tempo di cambiamenti creativi. Il vostro fascino diventerà magico e le conquiste non mancheranno. Se ci sono novità nella vostra vita sentimentale, apritevi con quanti vi vogliono bene, saranno felici per voi, in quanto erano un po' preoccupati. Progetto dei transiti in maggioranza benefici sul vostro cielo. La forma fisica è mediamente buona, una piccola raccomandazione va solo a quei residui malanni di stagione, come raffreddori da fieno, cui potete incorrere per via di Urano dissonante nel segno della primavera, il Toro. Siete pieni di coraggio e voglia di far bene. Potreste presto dover fare i conti con qualcuno che va contro di voi e la vostra persona, e questo vi fa molto innervosire. Sul lavoro ci sono tanti aspetti da chiarire. Forse qualche collega ha provato a mettervi i bastoni fra le ruote? Cari scorpioncini, oggi siete proprio coraggiosi e potreste sfruttare questo stato d'animo per affrontare qualcuno che vi viene contro. Sul lavoro anche c'è qualcosa da chiarire. Dovete prendere delle decisioni abbastanza importanti, che metteranno in serio pericolo il vostro equilibrio. Tuttavia, è proprio scardinando le vostre certezze, che troverete la strada migliore per voi. In questo momento tutto si reinventano, cercano di migliorare se stessi, perché per peggiorare non c'è bisogno di sforzo,
quindi anche voi avete il dovere di provarci, quantomeno. Vedrete che vi prenderete gusto. Fortunelli dello zodiaco, baciati dalla luna nel vostro segno in trigono al grande Giove, ospite da una settimana nel palazzo nettuniano dei pesci. Pace e serenità attorno e dentro a voi, una sinfonia romantica, che vi avvolge come una nube profumata. Amore ed Eros, momenti magici, che neppure la vostra gelosia ossessiva riesce a rovinare, il passaggio dal flirt alla storia seria e dolce e rassicurante. Felici anche le coppie già datate che rinnovano la magia dei primi tempi. Se siete in attesa delle mosse di qualcuno che ha colpito il vostro cuore di recente, non dimenticate che in amor vince chi fugge. Allora imponetevi in questa occasione di lasciarvi desiderare. Vedrete che qualcosa cambierà e questa volta sarete voi a essere gli inseguiti. Chi è invece in un tranquillo menage di coppia, potrebbe avvertire elementi di lieve noia, che inducono all'evasione e alla ricerca di qualche tipica scappatella a cui a volte andrete soggetti. In modo più evidente e incisivo per questa ipotesi, se festeggiate il vostro compleanno tra il 25 di ottobre e il 3 di novembre. Lavoro e denaro, creatività ai massimi livelli, la luna vi rende ricettivi e tutto diviene fonte di ispirazione. Le vostre antenne leggono nel cuore degli altri come in un libro, ma stranamente oggi consentite loro di decifrare il vostro. Dirai una cosa, ma la persona con cui stai parlando sentirà una cosa completamente diversa. Purtroppo questa sarà la tendenza in ufficio per le prossime 3 settimane e mezzo. Il sereno scorrere della routine lavorativa non vi dispiace, per quanto il vostro segno è uno di quelli più insofferenti alla ripetitività. Un clima molto migliorato tra i colleghi permette di vivere i rapporti in armonia. Giove è il dio che vi mette in condizioni di fare il vostro lavoro con piacere, anzi con l'orgoglio che la vostra competenza, le vostre abilità professionali, vi forniscono. Benessere, perfetti dentro e fuori, curati anche nel look, di voi stessi date un'immagine idilliaca. Magari qualcuno vi invidia, ma la protezione degli astri la fa rimbalzare indietro. Il miglior amuleto è la fiducia in se stessi e la consapevolezza di valere. La disciplina ti aiuta a mantenere l'ispirazione. Oggi sentirai il vento alle tue spalle. Non sederti per un attimo di respiro, ma goditi la fresca raffica di positività e spingi al massimo. Per lei, voglia di un figlio ma anche tante paure, forse non siete ancora pronte a cambiare la vostra vita, lasciate che le cose evolvano da sé. Per lui, dove non arriva la logica intervengono le antenne e la pancia. Nel giudicare persone e fatti fidatevi della prima impressione e se all'orecchio vi giungono numeri, non esitate, giocatelli. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.